Siamo al comune di Fano, alla Sala della Concordia, dove oggi si è tenuta la cerimonia di consegna del braccialetto bianco da parte della campagna Riparte il Futuro al sindaco Massimo Seri. Che cos'è questo braccialetto bianco e che cos'è questa campagna? Braccialetto bianco è il simbolo che abbiamo scelto per questa campagna a gennaio del 2013, quando siamo partiti con Riparte il Futuro, campagna voluta da Libera e dal gruppo Abele, per chiedere appunto più trasparenza e meno corruzione. Siamo partiti un anno fa con le elezioni politiche e quest'anno abbiamo riproposto questo stesso simbolo per l'Election Day che c'è stato in maggio, proprio perché crediamo che anche a livello amministrativo e a livello europeo, gli altri due ambiti a cui abbiamo esteso la campagna, ci sia bisogno di maggior trasparenza per tutelare i cittadini dalla corruzione e tutelare anche i bilanci comunali dalle infiltrazioni. E quali sono gli impegni che il Comune si è assunto, il Sindaco si è assunto nel sottoscrivere l'appello? Sono 5 impegni concreti, molto basilari appunto per la trasparenza. Il primo è quello dell'anagrafe degli eletti e delle elette, un luogo in cui far convergere tutte le informazioni relative appunto a coloro che sono stati eletti. Sappiamo che è un dovere sancito dalla legge, sappiamo però che molto spesso queste anagrafi poi non sono reperibili, cioè c'è una difficoltà di accesso, quindi la nostra richiesta è appunto che ci sia una maggiore diffusione di questo strumento. Il secondo è un impegno relativo all'accesso economico, quindi agli appalti, al tema degli appalti, della fornitura di servizi, dei bilanci in generale. Anche in questo caso i bilanci sappiamo essere pubblici, ma nessuno di noi ha gli strumenti per comprenderli fino in fondo, per cui chiediamo al Comune di fare uno sforzo per far sì che questi bilanci vengano resi accessibili, vengano riclassificati per essere letti anche da chi non è un addetto ai lavori. Il terzo impegno è quello relativo alla costituzione di una tavola per la trasparenza e la legalità, un luogo nel quale far convergere gli esponenti dell'amministrazione comunale con gli esponenti della società civile per appunto insieme ragionare su quali possono essere gli strumenti di accesso, gli strumenti di lotta alla corruzione e tra le varie cose anche organizzare insieme una giornata per la trasparenza così come prevede la legge. Il quarto impegno è quello relativo al codice etico, anche in questo caso la legge lo prevede, il decreto legislativo 33 lo prevede, noi proponiamo la carta di Pisa che è la carta che Avviso Pubblico, l'Associazione degli Enti Civili per la Formazione contro le Mafie ha creato, che è molto stringente e che appunto dà degli esempi molto particolari rispetto a come gli amministratori debbano regolarsi rispetto al proprio comportamento. E da ultimo un impegno sui beni confiscati, trasparenza rispetto a dove sono questi beni, quanti sono, in che condizioni versano, se sono riutilizzati e se sì qual è stato il processo che ha portato al riutilizzo, se invece non sono ancora riutilizzati quali sono le cause ostative a questo mancato riutilizzo. Tutto questo sappiamo che è importante anche in un comune come Fano dove ci sono 5 beni confiscati, in tutta la provincia di Pesaro Urbino ce ne sono 11 mentre nella regione Marche ce ne sono 24, quindi non è una cosa che riguarda solo alcune regioni ma riguarda anche le Marche. E come farà la campagna a verificare che gli impegni assunti siano mantenuti? Noi contiamo fino a 100, cioè entro 100 giorni ci deve essere una delibera che noi chiamiamo delibera trasparenza a costo zero che preveda questi impegni. Quindi questa è la prima cosa concreta che la campagna monitorerà anche attraverso ovviamente i nostri presidi, i nostri coordinamenti locali. Poi dopodiché, dopo l'adozione della delibera, conteremo fino a 200, cioè daremo altri 200 giorni per far sì che le cose scritte in delibera diventino realtà, cioè passare dalla carta alla carne. E quindi a quel punto appunto via via monitoreremo il processo, via via che queste cose verranno fatte ne daremo anche conto sul nostro sito riparteilfuturo.it, un sito che rappresenta anche una community di oltre 500.000 di persone che quotidianamente si informano e si formano per la legalità, per la trasparenza contro la corruzione. Grazie mille e buon lavoro. Grazie.